Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Ravenna, il Volley Soverato prepara il match interno con Macerata, valido per la quarta giornata del campionato di A2 Girone Est, con il vice allenatore Diego Boschini. Commentiamo innanzitutto, andando un passo indietro, la sconfitta di Ravenna, che fa seguito alla vittoria invece in trasferta a Martignacco. Doppio turno esterno per il Volley Soverato, che torna adesso al Palascop. Sì, sì, allora giustamente il programma è questo, la regular season è questa. Chiaramente la doppia trasferta ha inciso comunque parecchio a livello fisico anche alle ragazze, che essendo molto giovani hanno un po' subito, diciamo, il cammino massacrante che è comunque il campionato di Serie 2, essendo anche molte, comunque la prima esperienza in questo campionato. Quindi c'è stato sicuramente un piccolo vilipendio di forze, fondamentalmente. Quindi non ci preoccupiamo, abbiamo analizzato la partita con Bruno, tutto lo staff, abbiamo, diciamo, tra virgolette, trovato i problemi da lavorare questa settimana, e chiaramente ci prepariamo alla prossima. Archiviata una vittoria e una sconfitta, ci apprestiamo ad andare domenica a giocare in casa contro Macerata, che è sicuramente un'ottima squadra. Non sarà facile, sarà una partita molto combattuta. Loro soffrono un po' la fase di ricezione, noi dobbiamo insistere chiaramente in quella direzione. Hanno un paio di attaccanti forti, centrali buoni, quindi sarà una partita emozionante, appassionante, soprattutto punto a punto. Ecco, domenica quindi si affronta un avversario che ha già effettuato il proprio turno di riposo, agli stessi punti in classifica del Volley Soverato, con una partita in meno disputata. Forse probabilmente ancora è presto, perché sono trascorse solo 3 giornate. Possiamo dire però che, da quello che si è visto in queste prime 3 giornate di campionato, quest'anno non ci sono quelle 2 o 3 squadre che dominano, ma ci sono tantissime buone squadre con l'equilibrio che la fa da padrone? Guarda, io sono molto d'accordo con Bruno, abbiamo discusso parecchio all'inizio del campionato, e quest'anno è un campionato comunque particolare, strano. Chiaramente la diffusione del Covid, del virus, ha influito molto in questi mesi, e diciamo che questo campionato lo vincerà chi riuscirà ad adattarsi meglio alle nuove situazioni. Questo è un po' il nostro pensiero. Noi, essendo una squadra giovane, dobbiamo fare un doppio lavoro di adattamento, nel senso che le ragazze, chiaramente, che sono la prima esperienza in Serie A, dovranno trovare prima i loro adattamenti al campionato e poi successivamente gli adattamenti che richiede quest'anno il nostro campionato, che non sono solo a livello fisico-tecnico, ma sono anche legati alle trasferte, a la gestione comunque di ritmi complicati, molto complicati. E quindi secondo me le forze che in gioco sono, diciamo, diverse dagli altri campionati, nel senso che appunto, come hai detto te, non ci sono 2 o 3 squadre che hanno, come si suol dire, ammazzato il mercato e fatto una squadra nettamente di una categoria superiore. Questo dà l'opportunità a tutte di giocarsela, e quindi rendendo il campionato altrettanto interessante. Questo secondo me è un punto di forza. Poi è chiaro che inciderà tanto, appunto, l'adattamento che riusciranno le squadre ad avere all'interno di tutta la regular season e poi della post season. Domenica il Volley Soverato affronta in casa Macerata, dominato da una gran voglia di riscatto dopo la sconfitta di Ravenna di domenica scorsa. Chiara Riparbelli, un'occasione di riscatto per tutta la squadra, quindi
per conquistare anche la prima vittoria interna stagionale. Sì, ovviamente c'è voglia di riscatto perché comunque nessuno è contento della partita di domenica scorsa e ovviamente noi lavoriamo molto duro in palestra e c'è anche un po' di rammarico che non, del fatto di non riuscire a portare tutto il duro lavoro che facciamo durante la settimana spesso e volentieri la domenica. Poi in più comunque la prima vittoria stagionale non so se si giocherà ancora a porte aperte o porte chiuse, ovviamente sperando che ci sia il pubblico a darci anche una mano in supporto. Ovviamente noi ce la metteremo tutta come al solito e più del solito forse. Prime tre giornate di campionato, andamento altalenante dal punto di vista dei risultati, ma abbiamo avuto l'impressione dall'esterno che ci sia stato anche un andamento altalenante anche nel corso della stessa partita, nel senso che è una squadra che alterna ancora nell'arco della stessa partita momenti ottimi di gioco a momenti dove invece ci sono dei blackout. Sì, allora diciamo che già il fatto è che comunque tutte le squadre sono diverse, quindi con ogni squadra puoi vincere, puoi perdere se ovviamente le lasci giocare. E purtroppo noi abbiamo un po', per adesso stiamo lasciando giocare molto gli altri e non stiamo riuscendo ad esprimere il nostro gioco. E comunque secondo me è anche dovuto alla giovane età della squadra, quindi ci vuole comunque un po' ancora di tempo per far andare meglio i meccanismi, però noi, ti ripeto, stiamo lavorando molto duro in palestra, quindi si spera che domenica si raccolga qualche frutto, ecco. Nonostante le due sconfitte nelle prime tre partite di campionato, si ha sempre la sensazione che questa è una squadra che ha, a dispetto della sua giovane età, nell'età media del roster, ha ampi margini di miglioramento, ha grandi qualità tecniche. Adesso è arrivata anche l'opposta americana Shields, che sicuramente potrà dare una grossa mano, l'abbiamo visto già nella trasferta di Ravenna. Assolutamente sì, Michaela è arrivata la settimana scorsa, quindi comunque è scesa in campo a Ravenna dopo una sola settimana di allenamenti, quindi anche lei ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi, ma lo sta facendo alla grande. E noi è dalla prima settimana di preparazione che stiamo lavorando veramente molto duro e non ci lasciamo abbattere da nessuna difficoltà, solo che dobbiamo cercare di mantenere una certa continuità in questo esprimere il nostro gioco, che secondo me a livelli, quando è buono, a livelli anche molto alti.